Grazie per essere intervenuti. Vi abbiamo convocato per descrivervi un'attività dell'ufficio volanti della Questura di Reggio Calabria che si è sviluppata la notte del 2 dicembre a Pellaro. Nei dettagli, una signora anziana che abita da sola, vedova da un mese, è stata raggiunta presso la propria abitazione da due soggetti, successivamente tratti appunto in arresto, che ha sentito nel cuore della notte dei rumori provenire dalla cucina. Allarmata si è barricata all'interno della camera da letto e ha chiamato il fratello, che ha allertato il 113. In circa 3 minuti sono arrivate 2 volanti a casa della signora e hanno scoperto un primo soggetto tratto in arresto all'interno dell'abitazione, che si era rifugiato all'arrivo dei poliziotti all'interno di uno sgabuzzino. Il secondo soggetto si era nascosto all'interno di un'altra stanza, e all'arrivo della volante ha pensato bene, per sottrarsi alla cattura, di lanciarsi dal balcone dell'abitazione. È stato bloccato successivamente. Il primo rapinatore ha ingaggiato una violenta colluttazione con il personale della volante, che ha riportato delle ferite nel soccorso. E comunque sono riusciti a bloccarlo e a manettarlo. Il secondo è stato bloccato a terra successivamente, perché nel frattempo erano arrivati altri equipaggi e avevano cinturato la zona. Come potete vedere, entrambi i rapinatori erano incappucciati. Al seguito della perquisizione abbiamo rinvenuto questi arnesi da scasso, e il rinvenimento più inquietante, che ci riporta alla mente altri episodi avvenuti nella nostra città, anche commessi sempre da rapinatori con queste modalità, è il nastro da imballaggio, perché malgrado la signora si fosse messa a gridare, i rapinatori hanno cercato di sfondare la porta della camera da letto dove si era rifugiata, probabilmente per procedere alla sua immobilizzazione e assicurare poi che non gridasse attraverso l'utilizzo del nastro da imballaggio. La cosa singolare è che appunto siamo convinti, sotto il profilo investigativo, che non siano andati a caso, se non altro perché hanno agito in una zona isolata, secondo loro non particolarmente vigilata, e la circostanza che la signora fosse vedova da un mese ci lascia presumere questo. Oltre a sottolineare la professionalità dei ragazzi che sono intervenuti nel cuore della notte e sono intervenuti rapidamente, vogliamo sottolineare che rappresenta questa attività in qualche maniera il frutto di tutte quelle intensificazioni dei servizi di controllo del territorio che noi poniamo in essere a tutela delle fasce più deboli delle persone anziane, e in particolare in prossimità delle festività natalizie. Colgo l'occasione, come è già stato fatto in altri incontri con i rappresentanti della stampa, per invitare alla massima cautela le persone anziane o comunque che abitano da sole all'interno delle abitazioni, perché abbiamo registrato dal nostro osservatorio numerosi tentativi di introdursi a casa delle persone. Questo è particolarmente violento, sia per la logistica che potete desumere dalle cose che abbiamo rinvenuto e sequestrato, sia perché, ribadisco, le modalità operative, cioè il fatto di entrare a casa e non essere intimoriti dalle urla di una persona che sta all'interno, indica una estrema pericolosità di questi due soggetti, che attualmente sono uno ricoverato in ospedale per le lesioni che ha riportato cercando di sottrarsi alla cattura lanciandosi dal balcone, e l'altro in carcere. Quindi la raccomandazione che vogliamo fare in questa serie attraverso di voi è questa: di utilizzare la massima cautela nel aprire la porta a sconosciuti, e, come è stata presente a se stessa la signora, allertare il 113, perché per quanto possano essere efficaci i servizi di prevenzione che noi stiamo attuando anche con degli equipaggi motomontati proprio allo scopo di prevenire, perché è il lavoro che in qualche maniera dà maggiore soddisfazione. Sicuramente c'è grande poi entusiasmo nell'effettuare gli arresti, come in questo caso, ma quello che ci piace pensare è che le persone stiano sicure all'interno delle proprie abitazioni. Per quanto si riesca a intensificare i servizi di controllo
e sono numerosi gli equipaggi che vedete in determinate aree della città e per alcune delle aree interessate anche l'attività focus, evidentemente queste azioni vengono organizzate, pianificate e anche con modalità che rivelano una certa pericolosità di chi le pone in essere. Il fatto di avere il volto coperto e di entrare a casa di una persona sola con il nastro adesivo, ripeto, ci fa pensare a modalità di esecuzione di rapine che abbiamo già visto nel nostro territorio. Quindi questo era quello che volevamo rassegnarvi. Chi sono questi due galantuomini? Sono due cittadini georgiani, uno dei quali pregiudicato, con a carico un procedimento per l'espulsione da eseguire e poi con precedenti specifici, in particolare l'espulsione, scusi. Matironski, sì, Arthur, classe 67. Matironski, sì. Matironskian Arthur. Una domanda, se non ho capito male, ha detto che hanno agito un mese dopo la signora è rimasta vedova, ho capito male? Sì, no, ho capito bene. Immagino che non sia una coincidenza. No, l'ho specificato prima. Riteniamo che non abbiano scelto a caso l'obiettivo, l'abitazione, perché una cosa è gestire una famiglia dove ci sono persone in qualche maniera giovani con figli, e cosa diversa è penetrare a casa di una signora anziana vedova che ritenevano di poter gestire. La signora è stata salvata da conseguenze ben più gravi, perché ha avuto la prontezza di chiudersi appena ha sentito i primi rumori dentro casa e di avvisare il fratello, che ha avvisato il 113. Poi le volanti, ribadisco, nel cuore della notte sono arrivate tempestivamente, sia entrando dentro casa che cinturando la zona, e questo ha scongiurato delle conseguenze evidentemente ben più gravi, come purtroppo le cronache anche del nostro paese, anche nelle regioni del nord, hanno riportato. Ma queste modalità esecutive, se andate a cercare nel passato, le abbiamo viste anche nella nostra città. Quindi abbiamo tirato via due soggetti estremamente pericolosi, uno che tra l'altro è pregiudicato per ricettazione, furto in abitazione, eccetera, precedenti specifici. La domanda era Matironski, scusa, Matironski o l'altro? Matironskian Arthur Giordano. Aveva già i precedenti, aveva 67, già il decreto di espulsione. Il decreto di espulsione. La domanda era se pensate che l'abbiano individuata perché agivano in quella zona in particolare o ci sono arrivati per vie traverse alla signora? No, non agivano in quella zona particolare. Ci sarà stato, come ci insegna l'esperienza, un qualche contatto, perché non hanno evidentemente la sfera di cristallo. Qualcuno riferisce dei particolari. Vogliamo pensare che qualcuno che lavora nello stesso palazzo, in un palazzo vicino, qualcuno che lavora per la signora, questi sono elementi che stiamo andando a verificare. È strano e singolare dal punto di vista investigativo che si vada proprio a casa di Tizia che abita proprio lì. Tra l'altro poi, pensando che le zone periferiche, noi facemmo all'epoca poi degli approfondimenti col focus sulle periferie, non è che la zona di Catona o di Pellaro o la zona alta della città sono in presenziale, tant'è che la volante di zona arriva in 2 minuti, gli equipaggi di rinforzo arrivano in 4 minuti, però pensare che ci siano delle aree del territorio della città che siano non vigilate, come possono pensare loro, quindi la zona periferica, perché evidentemente in centro si percepisce di più il controllo del territorio attraverso la visibilità dei servizi, ma in periferia ce li abbiamo comunque. Dottore, non so se lei si riferisce allo stesso episodio invece degli stessi episodi a cui mi riferisco io. Io ricordo che all'epoca rapine di questo genere erano state commesse da italiani. Sì. Quindi secondo modalità di esecuzione. Quindi secondo voi il gancio può essere, quindi non so, anche di persone italiane, insomma. Questa è una cosa che noi stiamo valutando. L'esperienza ci dice che se io ho una badante a casa che poi licenzio e dopo 2 mesi mi entrano a casa e mi rubano tutto e non scassano niente, mi fa pensare che non sia, come diceva il collega prima suo, un fatto casuale, mi fa pensare che si siano organizzati, abbiano avuto contezza del luogo e delle circostanze di tempo e di luogo dove operare. Sicuramente non vedremo, perché non l'abbiamo mai visto al momento, se non gli albanesi della prima stagione, entrare a casa di una famiglia completa, di gente più giovane, con figli.
figli che può creare dei problemi. La signora li ha creati comunque, tant'è che il risultato è mirabile, perché si è chiusa dentro, ha sentito i rumori, avrà avuto il sonno leggero, poverina. Mi immagino il terrore che l'avrà pervasa a sentire rumori e poi gente dietro la porta chiusa che cerca di sfondartela e chiamare il fratello che ha chiamato il 113. Quindi la signora aveva la badante fino a 2 mesi fa. Ma non l'ho detto. Chi è suo? Ho detto questo, no. Ho detto che se mi chiedete quale può essere il gancio, il gancio può essere anche uno che abita vicino, che potrebbe essere italiano, ma io al momento, non avendo esperito un'attività investigativa articolata, non lo posso dire. Noi facciamo, come dice qualcuno, il pronto soccorso. Il pronto soccorso ci dice che c'erano delle persone organizzate con dei grimaldelli, con il volto travisato, i guanti, perché se quello è pregiudicato evidentemente un attimo poi a rischiare di lasciare un'impronta e essere individuato successivamente. Quello che voglio sottolineare è l'importanza di aver avuto la fortuna e la possibilità di chiamare il 113, perché per quanto possa funzionare il sistema preventivo del controllo, se non arriva una segnalazione su una città che ha un bacino d'utenza e che si estende da Bocale fino a Catona, diventa complicato prevenire. La repressione poi interviene nel momento in cui c'è la segnalazione e c'è una risposta che è immediata. Poi che siano stati particolarmente determinati, perché malgrado le urla della signora si siano fermati, questo poi è, voglio dire, un elemento, una valutazione che ci fa pensare che erano, che abbiano reagito agli agenti di divisa colpendoli con calci e pugni, ci fa pensare a una particolare aggressività. Non voglio pensare cosa sarebbe potuto succedere se l'intervento non fosse stato tempestivo o la signora avesse perso i sensi, perché 70 anni può essere pure che svenga una cosa del genere, perdi il controllo. Chi è il due che si è lanciato al balcone? Il Matrioskian Arthur del 67. Ha avuto delle fratture? Ha avuto delle fratture ed è attualmente alle gambe oppure ricoverato al bacino. Dal primo piano, spero. Sì, terza di 6 metri. 6 metri, quindi. Un altro dettaglio. Nonostante la vostra tempestività, erano riusciti a portare via qualcosa? No, non hanno portato via nulla, perché il loro obiettivo era quello di immobilizzare la signora, perché le urla avrebbero potuto anche allertare qualche vicino. Quindi l'obiettivo principale era tristemente famoso, perché non credo che serva per impacchettare la defurtiva, credo che abbia avuto una finalità precisa, ma questo l'ho scritto negli atti, quindi non è che poi credo che l'obiettivo principale fosse quello di immobilizzare la persona e poi con calma agire con tranquillità e sottrarre le cose che erano all'interno. Hanno forzato l'ingresso, hanno forzato la porta d'ingresso, l'ingresso principale, laterale, quello di sotto e quello di sopra, gli strumenti. Se riuscite a fare il dettaglio di questo piccolo cacciavite uncinato, è il sistema proprio per cercare di... Tutto no, però una serratura, ovviamente se c'è una serratura europea o con codificazione o blindata, però ecco che torniamo al discorso di aver avuto contezza precedente della facilità con cui sarebbero potuti entrare all'interno dell'abitazione. Era un condominio abitato, giusto? Questo è un condominio abitato da altre persone. Ma in che zona esattamente di Pellaro, per capire pure? Via è una traversa che non è proprio via di Pellaro. Avevano anche contezza della refurtiva eventualmente, cioè hanno scelto la casa, non mi sembrava particolarmente la casa di una persona, però è ovvio che poi nella fase successiva della prosecuzione dell'attività criminosa la fede d'oro che va poi portata ai compro oro, come l'attività che abbiamo fatto un paio di anni addietro con la squadra mobile, l'obiettivo è anche un obiettivo minimale, soldi liquidi, monili, non era sicuramente la casa di una persona. Il periodo poi di pagamento molto favorevole, il periodo è quello delle pensioni e prenatalizio,
si riesce tutti quanti a cercare di fare le feste. Dottore, lei ha fatto cenno prima alla circostanza, immagino che starete approfondendo gli eventuali lavori fatti o in casa o questa vicino. Questa è una eventualità, perché ribadisco, per avere un dato e andare a casa di qualcuno... Perché spesso succede una cosa del genere. Succede molto spesso, o perché è solo a titolo esemplificativo, perché non è questa la circostanza, almeno al momento io non l'ho verificata, però a titolo esemplificativo o vengono fatti lavori in casa per cui si ha modo di guardarsi intorno, ecco che l'appello, ribadisco, è questo, o perché c'è qualcuno che ha lavorato all'interno, le cui referenze lasciano il tempo che trovano, perché parliamoci chiaro, uno ha bisogno e quindi poi per sentito dire, però magari queste persone, come diceva prima Fabio, non vogliamo fare un discorso legato alla, come dire, all'appartenenza geografica, perché li abbiamo visti anche, abbiamo tratto in arresto anche italiani, ma anche in quel caso devono avere contezza di chi sta all'interno, chi sta attorno, se magari abita qualche appartenente alle forze dell'ordine. Non è che si pianifica un'azione del genere dalla sera alla mattina, avranno fatto dei sopralluoghi, si saranno guardati intorno. Che sapessero che la signora fosse singolare, che da vedova da un mese fosse sola in casa, questo lo posso dare per accertato. Non so, perché poi gli verrà chiesto, lo approfondiremo, perché vanno lì e non a casa di un altro, di altre persone, mia madre compresa, che abita sola. In che orario hanno agito? Alle 4 del mattino. E la signora 70 anni? La signora è del 44, ultra settantenne. Comunque non sono riusciti a scardinare la porta della camera da letto. No, non ci sono riusciti. Ma soltanto perché ripeto, quando arrivano i miei, deve tenere conto che arrivano in pochissimo tempo e quello ha il minuto per nascondersi nello sgabuzzino. Esatto. Ma non credo fosse stata una porta particolarmente pesante da scardinare. La reazione che hanno avuto loro? La reazione, entrambi... il primo è stato preso nello sgabuzzino, si è scagliato contro gli agenti, li dico, procurandogli le ferite. Ma per scappare o proprio per... No, per scappare. Però non erano armati? No. Nemmeno con armi? E quelle non sono... No, questi sono... la forbice è la classica... Il classico oggetto la cui destinazione naturale è tagliare la carta per fare i regali, però se gli dai una forbiciata alla signora. Diciamo che sapevano probabilmente non avere bisogno di armi, perché la resistenza della vittima. La resistenza, la persona, la vittima, la persona offesa, la persona in minorata difesa, è una persona anziana che già, ripeto, ha, ringraziando Dio, lo spirito di chiudersi e di fare una telefonata. Non è così scontato. Comunque nella reazione agli agenti non hanno utilizzato oggetti contundenti. È stato una resistenza, violenza nel senso classico del termine, no, con i guanti. È possibile, anzi è probabile che ci possa essere stato anche un terzo complice all'esterno. Questo però non crediamo che abbiano raggiunto il sito con un mezzo. Ecco che la ricostruzione poi alla fine non pensavano di dover portare via la cassa la cassaforte o il forziere, crediamo che abbiano raggiunto il sito a piedi, poi se c'era uno sulla statale che li stava aspettando faremo gli opportuni. Dove dimoravano? Dove? Si sa il luogo di dimora di questi uno dimora. Abitava, che era già oggetto di interesse nostro, in via Cappuccinelli, perché fecimo una perquisizione in occasione dell'invenimento della refurtiva per 100.000 euro, che è uno stabile proprio dove abitano i Giorgiani. E l'altro risulta senza fissa dimora, il Rockvadze Gocia del 67. Questi adesso rispondono di tentata rapina aggravata, resistenza e violenza al pubblico ufficiale, violazione di domicilio e basta. Non mi chiedere quanto staranno dentro, conti fatti. È importante questo. Però questo lo so, non dipende da lei, né non facciamo una valutazione nostra. Speriamo che per le feste di Natale almeno questi due ce li abbiamo, uno in carcere e l'altro in ospedale. Quello col bacino rotto non credo che si metterà all'opera molto presto, 60, più o meno 6 mesi, salvo complicazioni. Se mi consenti,
Il dato che si tratti di cittadini georgiani non è, diciamo, da sottovalutare, perché insomma non vi dico nulla di nuovo, sono specializzati in furti in appartamenti. Sono specializzati in furti in appartamenti e se digitate su Google georgiani, la prima cosa che vi appare è apertura delle serrature in 15 secondi, in 20 secondi, ed è una loro diciamo specialità. E in questo caso noi abbiamo avuto modo di verificare che ci sono stati dei segni di effrazione, ma riescono di fatto a manomettere delle serrature in maniera molto abile, con una certa abilità. Quindi questa è una loro caratteristica e specializzazione, se di specializzazione si può parlare. Capisco la domanda di chi ha risposto, ma proprio per quello che ha detto, si può immaginare quanto ci abbiano messo ad aprire le due porte? Guardi. Questione di secondi. Ma pochissimi. Non è quello il loro problema. Il loro problema è gestire poi le persone all'interno. Ma aprire una serratura ordinaria è una cosa estremamente, purtroppo, è una cosa estremamente facile. Io volevo concludere il mio intervento, se poi non avete delle altre domande, oltre a ribadire fino alla stanchezza l'appello di evitare di aprire la porta a chiunque è. Nel momento in cui si dovesse avere la sensazione che qualcosa non vada, di avvertire immediatamente il 113. L'altro dato che voglio dire, noi abbiamo dei servizi finalizzati a scongiurare esattamente questo, cioè uno dei fenomeni più odiosi che, per quanto possa sembrare appartenere alla categoria dei reati minimali, di microcriminalità, i furti all'interno delle abitazioni. Ci sono una serie di servizi che tendono a contrastare questo e i risultati sono arrivati. Speriamo che ne arrivino altri, anche se la frequenza ci dice che appunto è in qualche maniera, c'è la consapevolezza di poter agire facilmente penetrando all'interno dell'abitazione. Questa vicenda, io colgo l'occasione per il piacere di avere voi qua, questa vicenda esula, perché qui siamo nell'ambito poi dell'impiego della violenza sulle cose, eventualmente sulle persone e sugli agenti di polizia. L'altro aspetto è quello legato alle case. È importante che stabiliamo che i servizi vengono fatti, e vengono fatti con l'obiettivo proprio di disarticolare queste formazioni che sono sul territorio per i furti in appartamento. Ultima domanda operativa. Quanti uomini hanno agito in tutto dei vostri? Tutte le volanti che ne avevamo, cioè le 4 della notte, sono intervenute, anche perché accanto al primo intervento via radio è stata comunicata la fuga dell'altro. L'intervento nasce come delicato, per cui poi c'è stata una prima circolazione dello stabile con 3 equipaggi e, per rispondere a Francesco prima, un monitoraggio più attento nel medio raggio del sito per individuare eventuali complici con l'autovettura pronti a poi caricare i due e andare via. Quindi sono state impegnate 8 unità, 4 volanti. Grazie. Benissimo.